Gesteco, sostenibilità in circolazione. Un impegno del gruppo Luci. Gesteco vi invita all'ascolto di Economai FVG. Buonasera e bentrovati a un'altra puntata di Economai FVG. Siamo ospiti questa sera della Fiera di Udine per la 68esima edizione di Casa Moderna. Qui abbiamo allestito anche uno stand marchiato Il Friuli e Telefriuli del nostro gruppo Media Friuli e vogliamo raccontarvi una casa bella e sostenibile. Questo è anche il titolo che abbiamo scelto per la trasmissione di questa sera, perché la casa cambiano anche il modo di fruirla. Sicuramente la pandemia ci ha fatto riscoprire in modo più importante la casa, come viverla e come sfruttarne ogni angolo, all'interno e all'esterno, e anche questo vedremo nel corso di questa trasmissione. Intanto iniziamo con i primi due ospiti di oggi, ve li presento subito. Sono Elena Buttazzoni, responsabile commerciale di Blifase, ma anche nel CDA Giovani di Confartigianato e membro della Giunta Nazionale, sempre in Confartigianato Giovani. Buonasera Buttazzoni. Buonasera. E buonasera anche a Simone Tonin, della Tonin Simone SAS, che è un'azienda che produce pannelli fonoassorbenti in particolare, ma anche molto altro. Ce lo faremo raccontare proprio da Simone Tonin. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, iniziamo da Elena Buttazzoni. Sicuramente anche l'importanza di Confartigianato, che gioca un ruolo molto importante all'interno di Casa Moderna, ma la prima domanda che le faccio è: com'è cambiato il vedere la casa oggi? Voi producete in particolare sedie e sgabelli, design, qualità, e qual è il ritorno anche che avete avuto da questa esposizione? Noi abbiamo preso questi mesi così di cambiamento anche per cercare di trovare delle soluzioni diverse e in qualche modo che rispecchiassero anche le esigenze dei nuovi spazi residenziali. Abbiamo ideato dei nuovi prodotti dalle linee più semplici, più eleganti, che in qualche modo salvassero un po' lo spazio anche della cucina, del living, quindi di tutte quelle aree che tutti i giorni quotidianamente utilizziamo. È stato riscoperto anche il materiale legno. Il legno nell'arredamento è fondamentale, e soprattutto se si pensa alla provenienza anche della nostra azienda, al distretto della Sedia. Il nostro patrimonio culturale è parte integrante, insomma, di quello che è la nostra cultura anche del distretto. Quindi il legno, le sedie, l'arredo, e tutto coinvolge la figura, insomma, dell'aspetto residenziale, del saper sfruttare anche gli spazi in modo adatto. Negli ultimi mesi quindi abbiamo un po' ideato delle nuove soluzioni, partendo appunto dal materiale legno e coadiuvandolo, insomma, agli imbottiti. Ecco, il design è sicuramente una delle nostre armi vincenti. Sicuramente sull'asse Milano, Friuli, Venezia, Giulia noi giochiamo una partita di primo piano, perché lì c'è il super salone, lì ci sono, insomma, le grandi mostre, però poi alla fine i prodotti del Friuli, Venezia, Giulia hanno sempre un ruolo particolare, ecco. Siamo bravi da quel punto di vista. Non abbiamo nulla da invidiare agli altri distretti, diciamo così. Anche noi come azienda partecipiamo da sempre al Salone del Mobile di Milano e ogni anno cerchiamo di portare delle nuove idee, dei nuovi concept, anche per in qualche modo rispecchiare quelle che sono appunto le esigenze di ogni mercato di riferimento. Quindi cerchiamo in qualche modo anche di captare da queste fiere, Casa Moderna, il Salone del Mobile, quelle che sono appunto le richieste del nostro pubblico di riferimento. C'è anche molta ricerca, bisogna dirlo, perché per fare design di alta qualità bisogna anche investire. Anche su questo stiamo facendo degli investimenti appropriati, siamo sulla strada giusta, la pandemia non ci ha spaventato da questo punto di vista? Esatto, sicuramente non ci ha spaventato, anzi ci ha in qualche modo forzato a trovare delle nuove soluzioni originali. E quando si pensa alla sedia si pensa ad un oggetto quotidiano, semplice, ma
dietro tutto il processo di produzione c'è anche un processo di realizzazione e di azione di un concetto che deve avere un valore aggiunto, quindi deve essere un prodotto che veramente dà qualcosa in più rispetto ai prodotti che vengono comunque ideati, realizzati da altre imprese, magari di altri paesi. Il Made in Italy in questo caso è fondamentale, il Made in Friuli, Made in Distretto della sedia ancora di più. Ancora di più, assolutamente. Abbiamo detto che la casa deve essere bella, deve essere anche confortevole però, Tonin, vero? Voi vi occupate di soluzioni acustiche molto particolari, soprattutto per quanto riguarda gli ambienti pubblici, però si sta cominciando anche ad entrare dentro le case. In che modo e perché? Beh sì, noi nasciamo appunto come coibentatori nel settore termico e in quest'ultimo anno e mezzo per ovvi motivi abbiamo puntato a qualcosa di nuovo, a qualcosa che effettivamente con la casa effettivamente può avere molto a che fare. E abbiamo puntato a rendere gli ambienti che viviamo tutti i giorni dandogli un comfort maggiore dal punto di vista acustico. Realizzando che cosa? Realizzando presso la nostra sede di Romas di Isonzo proprio di pannelli fonoassorbenti. Pannelli fonoassorbenti che vanno quindi a migliorare lo stare in un locale pubblico, che possa essere un ristorante, una mensa, anche luogo di lavoro, gli uffici, e di conseguenza siamo qui a Casa Moderna per presentarci al meglio con questi nuovi prodotti. Ecco, una soluzione che può essere ideale anche per esempio per un musicista, uno che insomma in casa ha un pianoforte, una batteria, insomma si vuole esercitare, in quel caso lì come intervenite? La prima cosa riguarda sempre la scienza. Io mi sto avvicinando veramente molto a quella che è anche alle regole, a quelle che sono un po' i veri segreti per rendere un locale acusticamente perfetto. Le esigenze ce ne sono state, le abbiamo sempre affrontate con grande professionalità. Collaboriamo con uno studio proprio di acustica, con dei tecnici in acustica che ci aiutano nella prima parte, che è quella fondamentale, cioè quella di andare a capire quanto un ambiente è riverberante, le esigenze del cliente. Ha fatto bene a nominare un musicista piuttosto che un professionista della musica, e andiamo poi insieme al cliente a decidere dal punto di vista estetico che cosa lui vorrebbe avere all'interno del suo spazio. Quindi noi mettiamo la parte tecnica, la parte diciamo di manualità, il perché anche facente parte di Confartigianato, perché mi sento proprio uomo di officina, uomo di laboratorio, e andiamo poi insieme al cliente a trovare la soluzione più giusta. Con i visitatori, con chi viene a scoprire le novità che proponete? Insomma, era mancato, era stato fatto solo in minima parte nell'ultima edizione, c'è anche questo piacere di raccontare direttamente quello che si fa? Assolutamente sì, ovviamente c'è il lato umano, la relazione che è importantissima con il cliente, capire anche appunto quanto un prodotto sia davvero adatto a tutto il pubblico che in questi giorni comunque ha visitato Casa Moderna, ed è importantissimo testare il prodotto, quindi sedersi, toccare con mano i materiali, capire la qualità dei materiali che vengono utilizzati, e quindi questo ci è mancato per tanti mesi e finalmente siamo riusciti a ritornare un pochino ad avere quel contatto diretto. Ha citato il legno prima, ma dire legno forse non basta, perché all'interno del legno c'è un mondo. Voi come vi giostrate all'interno di questo mondo e che consiglio dare anche alle persone quando pensano a un prodotto fatto di legno, che non è solo legno, ma insomma in senso molto più ampio. Ha tante sfaccettature, esattamente. Noi abbiamo negli anni, ovviamente siamo una realtà storica del distretto, quindi abbiamo la nostra filiera di fornitori che utilizzano dei legni anche certificati, quindi abbiamo tutta una serie di modelli che cerchiamo di sviluppare insieme ai nostri fornitori in modo tale da garantire la qualità, un'alta qualità dei nostri prodotti. Al legno abbiamo
abbiniamo ovviamente anche gli imbottiti, ci sono tutta una serie di materiali che vengono utilizzati, che devono garantire sia la qualità ma anche la sicurezza, quindi c'è uno studio, un'analisi per tutti i materiali che vengono utilizzati, inclusi ovviamente i tessuti, i rivestimenti, appunto per fare i vari rivestimenti dei nostri prodotti. Ecco, faccio anche a Tonin la stessa domanda, ecco, quanto è importante il materiale e quanta ricerca c'è per rinnovarsi sempre di più? Beh, è sempre più importante, anche perché cerchiamo proprio nel nostro essere persone che vanno proprio a casa del cliente, dobbiamo ecco un po' immergerci un po' nel suo ambiente, di conseguenza captiamo la tipologia ecco, di personalità che c'è e appunto andiamo alla ricerca di materiali sicuramente tecnici che ci aiutano poi nel prodotto che andiamo a realizzare, ma sicuramente anche, e qui c'è anche un giusto appunto da fare sulla tipologia proprio di tessuti che devono cominciare a essere il più ecosostenibili possibili, quindi diamo un occhio di riguardo a questa ricerca, oltre a tutte le classificazioni che dobbiamo dare per garantire diciamo l'antinfiammabilità o comunque ecco, proprietà acustiche, fonoassorbenti, andiamo ecco, anche con un occhio di riguardo a quelle che sono le nuove richieste del mercato e quindi essere sostenibili, avere dei processi poi anche di riciclo per ecco, dare un prodotto green in tutta la vita del prodotto stesso, fino alla sua diciamo, ecco, sostituzione. Grazie, allora ci fermiamo qui per una pausa pubblicitaria. Io ringrazio molto Simone Tonin della Tonin Simone e Elena Buttazzoni, responsabile commerciale di Blifase e anche rappresentante di Confartigianato. Grazie, in bocca al lupo e insomma buona fiera, perché la fiera continua naturalmente fino al 10 ottobre. Grazie per essere stati con noi e ci rivediamo tra poco, perché vogliamo anche andare tra gli stand per presentarvi qualcosa di curioso. A tra poco. Rieccoci in compagnia di Economy FVG, siamo nel nostro stand all'interno della Fiera di Udine per la 68esima edizione di Casa Moderna. Nella prima parte di trasmissione abbiamo dialogato con alcuni ospiti di Confartigianato che ci hanno spiegato anche le novità e il rapporto ritrovato con i visitatori della fiera. Adesso vi facciamo vedere alcune testimonianze di altri espositori che abbiamo raccolto nel pomeriggio proprio girando tra gli stand di Casa Moderna. Poi seguirà la pubblicità e poi ci ritroviamo in uno stand particolare che vi proporremo subito dopo la pubblicità. Intanto vediamo questo contributo. Siamo nello stand di Ideal Trend al padiglione 8 di Casa Moderna in compagnia di Chiara Carlotto, che accoglie i visitatori, insomma, e spiega tutte le novità di quest'anno della vostra azienda. Producete porte in alluminio, ma non solo, insomma, come sta andando, qual è il riscontro che avete anche da Casa Moderna quest'anno? Allora, devo dire che la fiera è sicuramente un'ottima opportunità sia per noi rivenditori che anche per il cliente finale, perché la possibilità di toccare con mano i prodotti. È sicuramente un ottimo biglietto da visita per noi appunto serramentisti, perché ci dà veramente la possibilità di mostrare al cliente di toccare con mano il prodotto, di far vedere la qualità. E siete un'azienda radicata sul territorio? Sì, esatto. Noi siamo da più di 10 anni, facciamo serramenti e siamo rivenditori appunto di porte d'ingresso in alluminio e siamo produttori di serramenti in alluminio. Non sono porte solo funzionali, ma sono anche molto belle. Ecco, c'è molta ricerca nella qualità anche del design di questi prodotti. Esatto, perché al giorno d'oggi non si guarda soltanto la funzionalità, ma si guarda anche soprattutto al design e alla bellezza, all'impatto visivo che possono dare gli elementi. Si cercano ad esempio per le porte d'ingresso qualcosa che sia veramente di innovativo e anche di tecnologico, come ad esempio può essere il nostro lettore d'impronte per l'apertura motorizzata.
e per quello che riguarda invece la semplice finestra si cerca una struttura veramente minimale per poter far entrare quanta più luce possibile nelle case, quindi si stanno cercando veramente delle soluzioni con poca struttura e tanto vetro. Qual è la risposta anche del mercato, la richiesta da parte della clientela in un periodo in cui la casa è stata sicuramente per ovvi motivi molto riscoperta e rivalutata? Sì, esatto, come ha detto giustamente lei, è un periodo per noi molto, molto produttivo, ecco, la richiesta è tanta e conseguentemente anche le soddisfazioni che abbiamo sono tante e importanti. Ecco, sicuramente è un momento che bisogna saper cogliere, ma soprattutto bisogna riuscire a cercare di dare al cliente la risposta alle esigenze che... E in questo caso questa fiera rappresenta sicuramente un biglietto da visita fondamentale. Assolutamente, sì. È un evento importante, come dicevo prima, non solo per il cliente finale, ma soprattutto è un biglietto da visita molto importante per noi come aziende. Grazie allora a Chiara Carlotto di Ideal Trend per averci ospitato nel suo stand. Grazie a voi. Quando si parla di casa naturalmente si parla di edilizia e sappiamo quanto importanti siano i bonus che riguardano l'edilizia che sono stati attuati dal governo in questo momento e che sicuramente hanno dato un grande impulso al settore. Noi siamo con Federica Cecconi della Bautech di Reana del Royale, insomma, per cercare di capire anche questo settore, l'impulso che stanno avendo appunto questi bonus e come i cittadini li possono sfruttare, quello che vi chiedono qui in fiera. Buonasera, il frangente soprattutto per quanto riguarda i bonus è estremamente interessante anche perché c'è stata un'evoluzione della parte normativa e per esempio un aspetto molto interessante è che nel caso di vecchie abitazioni possono essere adesso demolite e ricostruite pur cambiando di volume e di sedime, quindi essendo un vincolo meno stringente possono esserci maggiori possibilità anche nell'utilizzo di materiali molto innovativi e che rientrano comunque nelle agevolazioni previste dalla legge. Ecco, quanto si informano su questo le persone? Ecco, quanto sono interessate, diciamo, da queste opportunità? Sono alla continua ricerca di informazioni, noi siamo qui anche per fornire questo tipo di supporto perché è un percorso che bisogna affrontare accompagnati sempre da qualcuno di un professionista tecnico perché comunque è una pratica piuttosto complessa quella dell'affrontare il bonus e quindi il consiglio principale è quello proprio di affidarsi a qualche professionista esperto. Ci sono anche delle innovazioni per quanto riguarda i materiali per ristrutturare la casa e renderla anche così più innovativa, più duratura nel tempo, più sostenibile, perché la casa abbiamo detto che è bella, ma deve essere soprattutto sostenibile. Esatto, e noi proponiamo delle costruzioni e anche da utilizzare con le ristrutturazioni in bioedilizia tramite l'utilizzo di materiali come il laterizio biologico, innovativi. Per esempio questo prodotto della Wienerberger è un blocco che può essere impiegato anche senza l'utilizzo del cappotto esterno, perché arriva ad avere comunque delle altissime prestazioni energetiche e rientra anche nelle agevolazioni con i vantaggi di una durata illimitata nel tempo, una traspirabilità, una completa ecosostenibilità per l'ambiente e al tempo stesso ha un'altra serie di vantaggi come l'isolamento acustico, non prende fuoco ed è senz'altro un prodotto che adesso che poi le materie prime come il materiale utilizzato per fare il cappotto sono andati alle stelle, può essere assolutamente una valida alternativa di estrema qualità. Quanto può essere un problema quello che sottolineava proprio lei adesso, cioè il costo delle materie prime per il settore che ha sicuramente un grande impulso da una parte ma dall'altra si vede questo freno a mano tirato? È un problema che stiamo sentendo tantissimo se pensiamo al costo delle materie, abbiamo dovuto fare delle strategie di approvvigionamento dei materiali prenotandoli anticipatamente perché comunque speriamo che l'ANCE attraverso anche il governo riescano a prendere dei provvedimenti. Eh sì, perché come si diceva, insomma, è un peccato che in un momento in cui le cose vanno bene ci sia questo problema, questo però grande, il lato positivo è quanto il settore invece ha beneficiato, come si diceva prima, di questi bonus, cioè la richiesta del mercato
l'avete toccata con mano? C'è stato un grandissimo impulso e da un lato ha comportato la carenza delle materie prime o ad esempio delle semplici impalcature che per rinnovare tutte le facciate e rifare tutti i cappotti e sono impiegate, quindi trovarle è veramente complicato, ma al tempo stesso ha dato un notevolissimo impulso in un momento in cui la casa è diventato un ambiente nevralgico, perché abbiamo scoperto tutti che essendo chiusi in casa meglio viviamo e con maggior comfort la casa, e quindi i materiali naturali aiutano anche in questo, meglio stiamo, e quindi c'è un notevole interesse per vari fattori. Bella, sostenibile, ma anche di lusso, piena di comfort, la vedete, questa è una vasca idromassaggio. Siamo con Stefano Bertoni, titolare dell'Oceano di Nimis, perché prodotti come questo, piscine, idromassaggio, sono stati molto gettonati durante il lockdown dai friulani, e insomma le chiediamo com'è cambiato anche questo settore, che incremento avete avuto in questo periodo? Abbiamo avuto un grande incremento perché qualsiasi persona aveva un pezzo di terra, eccetera, ha investito proprio su o vasche idromassaggio o piscine interrate o esterne, e ha avuto un grandissimo riscontro su questo prodotto, che dobbiamo dire assolutamente anche pieno di tecnologia, perché c'è la musica, si può attivare anche da distanza. Sia la musica sia gli impianti Wi-Fi, eccetera, che si può raccomandare dal telefonino, via con le app, la gestione da remoto. Quanto le persone hanno richiesto in più rispetto a prima? Si può dare una percentuale anche di quello che è stato l'incremento delle vendite di prodotti come questo? 70-80% di più sicuramente. Sono prodotti anche di design, questo bisogna dirlo. Sono di design, sono prodotti tutti, sono vasche olandesi con prodotti americani, pertanto con tecnologie molto di qualità. Dobbiamo anche fare un ragionamento sui costi. Potersi permettere un prodotto del genere anche per la manutenzione, questo vale per le vasche di idromassaggio, ma vale anche per le piscine da esterno? Certo, ecco, è una somma impegnativa o è alla portata? Avete diverse soluzioni? In assoluto, ci sono diverse soluzioni anche per il trattamento dell'acqua, che si parte adesso gran parte, sono tutte le piscine trattate a magnesio, che hanno una qualità dell'acqua superiore a livello di cristallinità e comfort anche a livello di impegno dietro la manutenzione stessa della piscina. Pertanto sono centraline che trattano l'acqua al 100% e l'impegno è ridotto. Ecco, su che ordine di cifre andiamo per capire da quello che dipende, può essere un prodotto base, certo. Dipende sempre dal prodotto, dalla quantità dell'acqua, dalla portata dell'acqua, dipende dalla stagione, purtroppo dipende da diversi fattori, però sono... Più piscine da esterno o più vasche idromassaggio? Cosa avete più venuto? Piscine da esterno interrate. E le vasche idromassaggio, parecchie persone dove non hanno la possibilità, che ci sono spazi ridotti, eccetera, ma anche specie per i bed and breakfast, agriturismi, eccetera, per dare un comfort in più alla clientela, hanno scelto comunque parecchi vasche idromassaggio. Chi aveva già la piscina comunque sempre la nostra produzione ha voluto anche avere l'extra della vasca idromassaggio, che non ha un grosso impegno, però dà un comfort in più alla clientela stessa. Grazie, anche questo è un nuovo modo di vivere la casa.
Ecco, è stata una delle attrazioni ed è una delle attrazioni di questa fiera. Siamo nello stand della CEFS, il Centro Edile per la Formazione e la Sicurezza, in compagnia del direttore Loris Zanor. Insomma, lo vedete poi alle sue spalle, questo simulatore di gru, insomma, che aiuterà, insomma, chi nel comparto ci lavora per prendere mano, insomma, con macchinari piuttosto complicati. Ecco, ci racconta questa particolarità. Questo è un simulatore macchine in movimento terra che il CEFS da pochi mesi si è dotato. È un simulatore per quanto riguarda le gru, ma anche appunto le pale, le terne, l'escavatore, e serve a fare la scuola guida per accompagnare, diciamo, le persone al compo prove, sostenere l'esame e quindi acquisire i patentini. Questo simulatore verrà domenica inaugurato ufficialmente alle 15:30 ed è stata veramente in fiera un'occasione di intrattenimento. Infatti desta molta curiosità. È un simulatore di ultima generazione, siamo i primi in Italia ad averlo acquisito, e il simulatore dà la possibilità di lavorare anche su prestazioni molto complesse, in piena sicurezza, ed è completamente green, e quindi a mio avviso il futuro è questa la soluzione. Ecco, avete fatto anche una specie di sfida, tra l'altro, proprio lo scorso weekend. Lo scorso weekend abbiamo nominato il gruista virtuale dell'anno, dove diversi dipendenti delle aziende friulane si sono battuti appura per acquisire il titolo. Questo weekend invece sarà la volta dell'escavatorista virtuale dell'anno. Eh sì, insomma, un bel riconoscimento. Voi però fate anche molto altro, soprattutto nell'ambito della sicurezza, perché rifare una casa, lavorare sulla casa, comunque richiede anche tanta sicurezza. Come lo fate? La cultura della sicurezza, quella che noi cerchiamo di interiorizzare negli operatori e soprattutto anche nei diversi corsisti che partecipano ai nostri corsi. Adesso, al di là del decreto 81, le lezioni teoriche, l'impronta deve essere sempre più agita con testimonianze e con un'attività agita sul campo. Quindi le nostre lezioni, i nostri corsi di sicurezza sono sempre molto agiti, grazie anche all'utilizzo dei dispositivi e del laboratorio. Ecco, parlando di edilizia, non possiamo non dire che questo settore sicuramente ha molte potenzialità di fronte, ci sono alcune sicuramente degli ostacoli, seppur piccoli, da superare, però insomma è un settore che ha un futuro piuttosto importante. È un settore che ha un futuro molto importante. In questo momento la criticità è la carenza di personale, la carenza di manodopera, in quanto tutte le imprese del territorio e professionisti ci chiedono insistentemente personale qualificato e preparato, e noi non ne abbiamo abbastanza. Pensate che su 10 allievi che si qualificano all'anno ci sono 40 imprese disposte ad assumerli, con un potenziale di crescita sia personale che professionale degli allievi molto elevato. Ecco, quanto rallenta questa potenza di fuoco che le aziende avrebbero e che abbiamo visto anche in altri settori, penso ai bar e ai ristoranti per fare un esempio, ma questo vale anche per l'edilizia, come confermava lei stesso, direttore? Purtroppo c'è un imbuto e noi cerchiamo in tutti i modi di stare al fianco delle imprese con un livello di attrazione come può essere questo simulatore, come possono essere l'utilizzo dei droni in edilizia, le stampanti 3D e soprattutto la digitalizzazione del processo edilizio attraverso il BIM. Dentro questo stand però fate anche dei corsi, ne vediamo uno che è adesso, infatti. Delle attività nel pomeriggio per animare appunto la fiera, e oltre che edilizia noi ci occupiamo anche di quello che è il sistema a casa. Di conseguenza oggi abbiamo portato un corso di home staging che è proprio partito oggi, sarà un corso di 80 ore che si svolgerà presso le nostre aule. Abbiamo un insegnante che arriva direttamente dalla Svizzera, una professionista che lavora con noi dal 2015 e viene appunto a formare delle persone sulla cura del dettaglio, dell'interno, sensibilizzare soprattutto al bello, che vuol dire prendersi cura di un oggetto, di una casa, di un capolavoro. Eh sì, e sicuramente anche questo è molto importante, perché bella e sostenibile, come abbiamo titolato la trasmissione di questa sera. Esatto. Grazie allora al direttore per essere stato con noi. Grazie. E approfittando proprio della lezione in corso nello stand, parliamo con Paola Favretto, che è un interior designer e sta tenendo appunto questi corsi. Allora, a lei preferiamo chiedere quali sono i consigli da dare alle persone per avere una casa bella.
Beh, innanzitutto vi direi che una casa bella è una casa armonica, è la prima cosa che vi direi. Soprattutto di questi tempi in cui la casa, e avremo modo insomma anche di riparlarne poi dopo, magari avremo un momento aperitivo, e la casa è ritornata a essere estremamente centrale, quindi dopo i vari lockdown, insomma le aspettative delle persone rispetto al loro spazio sono estremamente importanti. Una casa armonica vuol dire una casa che accoglie, una casa che è rispettosa, una casa che non è troppo provocatoria, una casa che fa un pochino tana rispetto a tutte le situazioni un po' più provocatorie energeticamente che sono fuori. Il lavoro, la metropolitana, per chi sta, ecco, cioè altre condizioni esterne che crea insomma quel rifugio. Quindi questa attenzione a una casa armonica si traduce poi anche in una casa che da un punto di vista dell'arredamento è una casa che segue un filo conduttore, che ha determinate così tonalità di colore, non voglio dire vivaci o spente o di un certo tipo, ma un'armonicità comunque nella scelta. E quindi rispetto anche agli anni che io ho conosciuto, gli anni 70 in particolare, 80, nelle case dove tutto era un po' distonico, ogni ambiente era un po' a sé stante, adesso la tendenza è quella di cercare di avere delle case, soprattutto quando sono piccole. E normalmente le case insomma mediamente non sono mai di proporzioni ampissime, ecco, siano delle case in questo senso armoniche, ecco. E a me piace utilizzare il termine armonia perché in realtà è quello che la persona sente poi come... Sì. Due o tre consigli pratici per rendere più armonica la nostra casa, se è possibile. Beh, una l'abbiamo vista adesso, ecco, il discorso sicuramente della scelta del colore. E non creare ambienti disarmonici in termini proprio di colori, possibilmente se la casa è piccola utilizzare tutti i materiali che si utilizzano adesso, che sono materiali in grandi formati, non fare mai l'errore sulle case piccole di utilizzare arredamenti piccoli, quelli che io chiamo un po' l'effetto Barbie, casa della Barbie, cioè non avere paura di utilizzare anche dimensioni abbastanza grandi, una cucina con degli elementi più grandi del 60, 90 eccetera, proprio per dare questo effetto di ingrandimento, di allargamento, e quindi creare una palette di colori diciamo uniforme, non giocare con accenti troppo grossi, troppo forti, perché potrebbero negli anni, come dire, non essere più apprezzati, e magari si sono fatti interventi anche su mobilio eccetera che non sono così facilmente sostituibili. Quindi non trovare oggetti di arredamento con dei colori particolari perché il trend del momento eccetera, perché nel momento in cui necessita di cambiarli perché non sono più in sintonia con la persona, perché noi cambiamo chiaramente, no? Durante l'anno e durante gli anni, ok? Diventa un po' difficile cambiarli perché magari è una cosa, è un impegno economico importante, quindi si subiscono, ok? E poi possibilmente, come dire, cercare di entrare in una logica di integrare gli spazi interni con gli spazi esterni. Anche su questo, visto che le nostre case qui in Friuli insomma spesso c'è il giardino, ecco, come valorizzare questo spazio che alle volte è molto curato, alle volte invece alle si volte dice c'è il giardino e va bene, però quanto valorizzare il giardino, soprattutto in tempi in cui abbiamo riscoperto, certo, che con il lockdown il giardino è stato vissuto tantissimo. È importantissimo. Si valorizza, beh, sicuramente creando un'integrazione tra dentro e fuori. Torno ancora una volta sul materiale per dare un consiglio un po' più concreto. Per esempio ci sono dei materiali che possono essere utilizzati sia dentro che fuori, quindi se abbiamo la fortuna di grass porcellanati che magari con lo stesso colore, le stesse tonalità possono essere utilizzati dentro e fuori, magari fuori con spessori diversi e indici di scivolosità, senza scadere nel tecnico, insomma, diversi da quelli dentro, però con la stessa impatto di colore, che quindi ci danno la possibilità di percepire lo spazio dentro e fuori in maniera molto coerente, e scegliere anche degli arredi da esterno. Adesso ci sono delle ditte magnifiche che hanno fatto dei lavori straordinari in termini di ricerca anche sui materiali, sulla compatibilità con le intemperie, che siano non il classico arredo da giardino in plastica bianca degli anni 80, ma qualcosa di più coerente con gli arredi d'interno, con tessuti anche outdoor che possono restare sotto le intemperie, in maniera tale che soprattutto le case piccole e medie abbiano questa, diciamo, possibilità di leggere gli spazi esterni anche stando dentro casa, senza avere l'idea di un giardino che poi
subisce due stagioni, un po' come le spiagge d'estate, tutto aperto e tutto chiuso d'inverno, no, ma sempre qualcosa si di può fluido, viverlo anche d'inverno. Che si può vivere anche d'inverno. Esistono i funghi, tipo quelli che utilizzano, non so, nella ricettività si utilizzano molto, nella ristorazione, ci sono questi materiali che aiutano, eccetera. E poi, da ultimo, io direi portare a nostra volta il verde in casa. Questo è estremamente importante, adesso qualsiasi tipo di vivaio sa dare delle indicazioni molto importanti sul verde, perché il verde chiaramente ha una duplice valenza, quello di armonizzare ulteriormente la casa e poi anche quella di purificare l'ambiente. Ci sono delle piante che fanno un effetto di purificazione piuttosto importante da molti agenti inquinanti che, anche per l'utilizzo di computer, elettromagnetismo, eccetera, all'interno della casa ci sono. Ecco, diciamo che questi secondo me sono un po' gli elementi per una casa armonica, nel senso in cui l'ho descritta prima. Grazie, grazie allora, grazie. Grazie, insomma, grazie a voi. Seguiamo i consigli. Eccoci, ultima parte di Economy FVG dedicata alla casa bella e sostenibile. Siamo in questo caso nello stand della Gervasoni. Con noi c'è Giovanni Gervasoni, il presidente, che è anche membro e anzi consigliere di Italian Design Brand, e poi ci parlerà anche di questo. Intanto, presidente, grazie per essere grazie con noi questa sera. Insomma, la prima domanda è inevitabile, è un po' sullo stato del design in Friuli delle nostre aziende. Ecco, come stiamo da questo punto di vista? Quali sono le luci e le ombre? Beh, la domanda è molto, meriterebbe una trattazione molto lunga. Sicuramente il Friuli ha espresso negli anni, ricordo quando ero ragazzo, delle grandi eccellenze, non voglio far nomi, ma comunque molte le conosciamo. Quindi è una regione, la provincia anche di Udine, che soprattutto nel settore della sedia, ma non soltanto, ha saputo dare moltissimo. Forse negli ultimi anni o l'ultimo decennio la spinta innovativa, forse causata anche da un passaggio generazionale non sempre riuscito o da fattori anche esterni, quali il calo della domanda, direi, di prodotti in legno o di sedi in legno, l'aumento della concorrenza dai paesi a basso costo della manodopera e la difficoltà effettivamente delle aziende nostre di rinnovarsi, per cui probabilmente qualche decennio fa eravamo veramente fortissimi, ricordo le statistiche ai tempi della Fiera della Sedia, perché si faceva una Fiera della Sedia a Udine, sì, ma lei è troppo giovane per ricordarsi. E in Friuli si producevano un terzo delle sedie del mondo, quindi non so se mi spiego, probabilmente oggi non è più così. Quindi ci sono, secondo me in questo momento ci sono forse un po' più ombre, ma c'è comunque un tessuto e anche una imprenditorialità che probabilmente potrà in qualche modo rinnovarsi e ripartire. E lei crede che magari anche questa pandemia, questo lockdown ci possa dare una mano da questo punto di vista, nel senso ci ha messo di fronte anche a un bivio, insomma, o innovarsi oppure tendere a sparire quasi, insomma, a essere sempre meno competitivi, ma in questo le nostre aziende forse ci hanno messo dell'oro in questo periodo, insomma, si stanno cercando in qualche maniera di innovarsi, di rinnovarsi, di essere più competitive possibile? Beh, sicuramente forse non è tanto la spinta all'innovazione quanto il fatto che l'aver passato molti mesi o settimane a casa ha messo il riflettore sull'arredamento, e quindi noi tutti o quasi tutti stiamo vivendo un momento d'oro che io in 30 anni e passa di lavoro non ricordavo, con una domanda di arredi incredibili, arredi, illuminazione, tutte le cose che riguardano la casa. Perché è ovvio, perché uno stando in casa si è reso conto che forse era meglio cambiare il divano che aveva già 30 anni, e naturalmente perché i nostri principali competitor, che sono i viaggi, i vestiti, i ristoranti e queste cose qua, non si potevano fare, quindi il budget familiare è stato fortunatamente per noi concentrato sull'arredo. Non so se questo abbia creato anche una spinta di innovazione. Io credo che le aziende di successo, e parlo di quelle italiane, noi siamo comunque ancora come Italia leader mondiali nel design e anche come esportatori. Eravamo i primi, adesso siamo i secondi dopo la Cina, ovviamente, ma conserviamo comunque una posizione molto molto importante nell'arredamento di qualità. Quindi l'innovazione è una cosa insita all'azienda di arredamento di successo, perché altrimenti se non fa innovazione
non esiste o sparisce in poco tempo. Assolutamente, sicuramente insomma, la sua azienda è un'azienda storica, insomma già siete alla terza, quarta generazione, quindi insomma Gervasoni è un marchio di garanzia. Sicuramente con Milano c'è un asse particolare, lei lo conosce molto bene, abbiamo qualcosa da invidiare o siamo competitivi? E poi se ci racconta anche questo esperimento, se lo possiamo così chiamare, di Italian Design Brand. Ma diciamo, ci sono anche qui luci ed ombre, nel senso che il Friuli ha dei grandi vantaggi competitivi, ad esempio sui costi, sicuramente rispetto alla Lombardia e alla Brianza, ma la cosa che ci differenzia molto è che il tessuto, la filiera produttiva che si trova in Lombardia, purtroppo non c'è in altre regioni, o forse un pochino in Veneto, ma comunque non è a quel livello di qualità, di specificità, di tasso di innovazione. Quindi questo è un vantaggio competitivo geografico che esiste e non si può cambiare. Un'altra cosa molto importante sono i contatti, perché mentre a Milano gira il mondo, in Friuli o in Veneto gira molto meno persone, e attraverso i contatti tra operatori, tra clienti, architetti, fornitori, si creano le occasioni per crescere, per innovare, per fare meglio. E quindi qua, però questo non è né merito né colpa di nessuno, è semplicemente una situazione che è così, e infatti molti nostri colleghi friulani muovono spesso le loro gambe per andare a Milano, dove, ripeto, non è che sono più bravi, ma semplicemente c'è un tessuto diverso che facilita moltissimo contatti, relazioni e scambi. Italia Design Brand? Italia Design Brands non è un esperimento, ma è ormai un progetto concreto e forte, nato come idea 7 anni fa, quindi mentre fondato nel 2015, quindi 6 anni e mezzo fa, da un gruppo di investitori privati, principalmente italiani, che sono 15, quindi non è un fondo di investimento, ma sono degli investitori che hanno deciso di investire di tasca propria nel settore arredamento, vedendoci un grosso potenziale, come si sta effettivamente sviluppando, e mio fratello Michele ed io come azionisti di minoranza al 30%, mentre gli investitori hanno 70%. Qual è l'obiettivo del gruppo? L'obiettivo è aggregare aziende, una decina di aziende intanto eccellenti, che camminino con le proprie gambe, quindi non cerchiamo aziende da ristrutturare o da modificare radicalmente, per far sì che la bravura dell'imprenditore che esiste si possa, possa creare delle sinergie stando in più aziende intorno al tavolo. Una cosa molto importante del progetto, che credo sia il motivo principale del successo, è che lo spirito dei nostri investitori, normalmente quando un fondo o quando entra la finanza nelle aziende, soprattutto se sono piccole come le nostre, crea più danni che altro, o comunque crea dei forti sconquassi. Nel nostro caso la scelta del progetto è di lasciare l'autonomia quasi totale all'imprenditore, che non è più il paron, come si dice da noi, ma rimane comunque a capo dell'azienda. Quindi nel nostro gruppo attualmente ci sono ormai quasi 8 aziende, e in tutte le 8 aziende il precedente proprietario, pur non avendo più la quota di maggioranza, continua come prima, quasi con la stessa libertà di prima, a gestire l'azienda. Quante sono friulane di queste? Friulane nessuna, ce ne sono un paio venete, un paio emiliane e un paio lombarde. Sì, un progetto nazionale, esatto. In questo caso. Allora, che la casa sia bella e debba essere bella, l'abbiamo detto, deve essere anche sostenibile. Qui apriamo la pagina del green, perché naturalmente sul tema ambiente insomma si discute da parecchio tempo, ma adesso c'è una presa di coscienza anche particolare da parte delle istituzioni, da parte anche delle aziende. Beh, anche questo è un tema molto ampio, e quello che mi rende difficile, come dire, quello che faccio difficoltà a capire è che la sostenibilità è un concetto sicuramente apprezzabile, ma non ha dei parametri per adesso scientifici, che io sappia, e tantomeno nel nostro settore dell'arredamento. Quindi dire sostenibile vuol dire tutto e vuol dire nulla.
Penso sia innanzitutto una questione mentale, culturale, di formazione e di educazione, quindi l'essere sostenibili arriva o voler lavorare pro ambiente arriva dalla famiglia, dalla scuola e dall'ambiente in cui viviamo. Poi, come diceva un relatore dell'altra sera, molto interessante come frase, per il solo fatto di esistere non siamo sostenibili, perché comunque consumiamo sia risorse che energia. Io credo moltissimo nella formazione, nell'educazione per convincere la gente, le persone ad agire in maniera diversa. Quindi io sono assolutamente contrario ai divieti. Ho scoperto l'altro giorno che non si possono più usare i cucchiaini di plastica per il caffè. Sì. E quindi chi fa il caffè intanto ha aumentato il 15% i prezzi, intanto. E questo è un modo assurdo, perché insegniamo alle persone a non buttarli per terra, a non buttarli dove non si deve. Eppure il mondo e le decisioni dei nostri legislatori vanno da un'altra parte. Qualche tempo fa ero in Tanzania, tanto per andare un salto, e prima di scendere dall'aereo ci hanno detto: attenzione signori, non fatevi vedere con sacchi di plastica in mano perché ve li sequestrano. Anche questa è una cosa assurda, cioè il sacchetto di plastica è un'invenzione meravigliosa, fantastica, irrinunciabile e insostituibile, perché è inutile andare col sacco di carta che poi si rompe, con quelli nuovi che dopo una volta che li usi si disintegrano. Insegniamo alla gente a usarli nella maniera corretta, non vietiamo l'uso perché la gente è scema. Naturalmente sono anche delle scelte particolari, insomma, come si diceva prima, insomma, il tema ambiente è molto, molto dibattuto, anche su case però che debbano consumare sempre meno, magari con i pannelli fotovoltaici e quant'altro. Non la convince questa cosa, mi pare? No, non mi convince, perché adesso credo che in Italia l'energia da fonti non rinnovabili sia pari al 70-80%, quindi rinnovabile solo il 20%. Però non ci hanno ancora detto tante cose, non ci hanno detto quanto brutti sono quelle grandi eliche per le pale eoliche, non ci hanno detto che fine faranno i milioni di pannelli fotovoltaici che stiamo installando, non ci hanno detto che fine faranno le batterie delle macchine elettriche, e non ci hanno neanche detto che trasportare l'energia elettrica dal punto di produzione al punto di consumo costa tantissimo e se ne disperde una percentuale pari al 50%, forse anche di più. Quindi non voglio essere contrario alle fonti rinnovabili, anzi, secondo me va corretto il tiro. Va bene, però bisogna poi trovare anche all'interno. Esatto. Dal canto nostro abbiamo installato due impianti fotovoltaici importanti in azienda, sì, in entrambe le aziende che abbiamo, per un totale di oltre 700 kilowatt, diciamo 700 lavatrici sempre accese, tanto di giorno, per rendere un'idea, e siamo convinti che sia giusto ridurre il consumo di energia, sia giusto rispettare l'ambiente, sia giusto anche la gestione dei rifiuti va fatta in maniera molto seria e professionale, senza esagerare come spesso si fa in Italia. A tal proposito, noi siamo anche certificati ISO 9000, vabbè, ovviamente, ma ISO 14000, che è quella sull'ambiente, e anche un'altra certificazione importante, che è quella che riguarda la salute e la sicurezza dei lavoratori, perché anche questo è un tema parzialmente collegato all'ambiente, ma secondo noi molto importante, perché anche qui, come dicevo prima, se fai formazione hai dei risultati. Noi siamo passati praticamente a zero infortuni da diversi anni grazie alla formazione, perché fino a prima la gente continuava a non usare i dispositivi di protezione. È una questione, insomma, anche questa, perché si perde tempo, cultura, eccetera, sicuramente, eccetera. Assolutamente sì. Allora, io ringrazio tantissimo Giovanni Gervasoni per essere stato con noi, presidente della Gervasoni. Finiamo qui questa puntata da Casa Moderna, questa puntata di Economy FVG. Vi ricordo che la fiera è aperta fino a domenica 10 ottobre e grazie ancora a Gervasoni e agli altri ospiti. Abbiamo provato, insomma, a raccontarvi anche attraverso gli espositori, gli stand, insomma, questo sentire della casa, sempre che ci appartiene sempre di più, questa riscoperta della casa che tanto bene fa anche alla nostra economia. Grazie per essere stati con noi, è stata in compagnia dei programmi di Telefriuli. Arrivederci.
Eco, sostenibilità in circolazione. Un impegno del gruppo Luci.